No, ma perché adesso tu lo sai che c'è il fango addosso alla Lazio, adesso qualcuno si divertirà, succede quasi sempre alla Lazio, capito? Che è una cosa terribile, perché a me ormai non mi fa né più caldo né freddo. Io stamattina, ieri sera, quando l'ho saputa, stavo male, ma era un male gestibile perché sono stato abituato, perché forse è un'età, magari per il ragazzo che ci crede, che fa l'abbonamento, queste cose qui, è terribile. Perché la Lazio deve pagare una penalizzazione per un giocatore che non si sa ancora se ha sbagliato, ma se fosse che ha sbagliato, perché la Lazio deve controllare? Ma come si fa a controllare oggi con i mezzi moderni, internet, che un giocatore è quello che fa? Io mi sentirei, non lo so, in preda al panico, in una situazione del genere, di vergogna. Lui ci ha assicurato su tutti, su Facebook, su Twitter, su tutti i network, cioè, ragazzi, tranquilli, tutto a posto. Io adesso mi sento proprio tradito, cioè, a me adesso che Mauri dà una redazione, conta poco. Cioè, io adesso ho proprio. Vorrei ringraziare tanto quei giocatori che si sono messi a una cosa del genere, che guadagnano tanti soldi. Se fosse un cittadino italiano, l'avrebbero arrestato immediatamente e dovrebbero pagare tutti i beni che ci avrebbero a loro in dotazione. Ma questa là, i giocatori, non ci viene tolto niente. Un po' come in Italia, se tu dai adesso, dai una, non so, prendi una persona e gli spari, tanto non ti succede nulla, perché esci, entri e riesci, cioè, ecco perché poi fanno come gli pare. Le cose. Allora, se vogliamo colpire i scommettitori, allora è una questione, ma se questi vogliono colpire il calcio scommesse, qui devono fare indagini per 30 anni. Se devono pagare, pagassero tutti, Alessio. Se devono pagare, devono pagare tutti. No, certo, ci mancherebbe, però tutti, appunto. Se ci stanno, non mi vale fa nomi, tanti squadre lo sappiamo tutti quali che sono a mezzo. Però sì, che se devono pagare, pagassero tutti. Tutti i tifosi di calcio, ok? Ci mettiamo tutti insieme, giocatori colpevoli, società colpevoli, dirigenti colpevoli, e facciamo una bella causa civile, ok? Una class action, quella che... Gli chiediamo un risarcimento morale in denaro, perché queste persone fanno queste cose per denaro, che è la cosa più vile che ci possono essere, che fanno parte di una categoria oltre la media. Che deve pensare la Lazio da quest'altra parte? Come vive la sua Lazio? Come gli vuoi dire a tuo figlio, guarda, andiamo a vedere la Lazio, aspetta, non si sa mai quale partita andiamo a vedere, perché è capace pure quella, se la vinno. Insomma, veramente uno dovrebbe rimandare a morire ammazzato tutti, però detto, sto facendo diciamo un discorso quasi popolano, insomma un po' così, no? Nudo e crudo.